Ciao, sono Simone Bonvini, ho 21 anni, sono un educatore della CER di Quinzano d'Oglio. E per quanto riguarda queste tre domande, ovviamente c'è una risposta scontata, una risposta facile, e non mi va di rispondere singolarmente, preferisco fare un discorso generale. Io da settembre a febbraio sono stato in Erasmus in Giappone. Grazie appunto all'università. Sono tornato in Italia il 14 febbraio, quando è più o meno scoppiata la situazione Covid in Italia. Io essendo là in Giappone, dove appunto più vicino alla Cina e avendo un contatto più diretto con quello che stava succedendo inizialmente, ero molto confuso e vedevo i miei genitori e i miei amici che mi scrivevano preoccupati. Quando ancora questa situazione era lontana dall'Italia. Una volta che sono tornato, sembrava tutto normale, avevo voglia di una routine, di una tranquillità, ma non è stato così. Per quanto riguarda le cose che mi hanno addolorato, penso che la principale sia stata che è venuto a mancare mio nonno il 14 marzo, appunto, causa Covid. E anche le notizie al telegiornale non aiutavano a risollevare l'animo, quindi ho smesso di vederle e magari se ne parlava solo a Cina delle due notizie del bollettino. Anche dopo il Giappone avevo voglia di rivedere i miei amici, i miei compagni di università, ma li ho visti per due lezioni, poi siamo stati tutti a casa. E per quanto riguarda, diciamo, un futuro prossimo, io dovrei laurearmi a fine luglio. A metà luglio e non potrò fare una festa di laurea che passa in secondo piano rispetto a tutto quello che è successo. Le cose che mi hanno confortato sono state quelle di vedere gente che si aiutava, gente che non si conosceva che si aiutava, che è una cosa che mi emoziona molto, che ha sviluppato anche un certo senso di unità. Quindi poi mi sono messo a leggere praticamente solo notizie positive. Ho giovato anche della vicinanza con i miei genitori, abitando appunto assieme, con loro un bellissimo rapporto, ma anche videochiamate con gli amici, e devo dire che poi esami, ultimi esami e la stesura della tesi mi hanno tenuto molto impegnato durante questo periodo. Il tempo sta quasi finendo, non so se questo video andrà bene, nel caso lo rifarò. Comunque, niente, ciao.